Saluti a tutti. Non capita molto spesso di ospitare un campione o ex campione del mondo o olimpionico di un grande sport. Ma oggi invece è la volta buona. La volta buona perché si parlerà di una grandissima campionessa di fioretto e di spada. Benvenuta, benvenuta tra di noi, Margherita Zalaffi. Benvenuta. Che, è appunto attirato, come si dice, molti anni fa e con grande successo. Margherita, tu sei senese di origine, ma poi sei venuta a Viareggio, sei stata adottata da Viareggio in qualche modo? Sì, sì, Viareggio è quando è, stato, successo questo? Quando nel 96 ci siamo sposati con Tony, che avevo incontrato in precedenza, e alla fine abbiamo comprato uno stabilimento balneare. È stata l'occasione per venire a vivere a Viareggio. Ti trovi bene a Viareggio? È una bella città, devo dire che anche per crescere i figli, per, ci sono gli spazi giusti per spostarsi. Ho vissuto a Siena, ho vissuto a Milano. E ho avuto occasione anche di essere spesso a Roma e alla fine è un bel posto dove stare, sì, mi piace. Ecco, tu tra un anno compi 50 anni, se non vado errato, giusto? Giusto, giusto conteggio. Ecco, però molti anni fa, quando avevi 19 anni, se non vado errato ancora, hai cominciato a tirare e hai fatto già subito delle cose di notevole spessore. Si parla della spada, no? Prima tiravi il fioretto, poi sei passata alla spada. Quando è stata la tua prima grande esperienza, prima delle Olimpiadi, prima dei campionati del mondo, però hai partecipato sul fioretto a un campionato mondiale giovanile, se non vado errato, in che anno era? Nell'84 ho fatto i mondiali giovani e ho avuto la bellissima occasione di vincerli, nel senso è stata forse la mia prima vittoria importante a livello mondiale, 1984, e a Leningrado. Avevi 18 anni. 18 anni. Sì. Ora noi abbiamo intercettato un brevissimo film fatto anche male, un po' amatoriale. Ti facciamo rivedere in quel momento in cui eri alle ultime diciamo, stoccate di questa bella gara. Vediamo un po' se la regia ce lo fa vedere. Beh, a 18 anni è una bella sensazione, Margherita, no? Rivedersi in queste condizioni di grande successo, di grande abilità tecnica. Il primo oro di fioretto a squadre invece arriva successivamente. Il primo oro è stato a Barcellona nel 92, dove abbiamo avuto la bellissima soddisfazione di battere la Germania, con la quale avevamo perso a Seul nell'88, dove avevo vinto l'argento. Quindi è stata anche una sorta di rivincita. Venivamo da 2 anni di vittoria a squadre che avevamo vinto nel 90 a Lione, nel 91 a Budapest.
e quindi eravamo anche una squadra ormai con aspettative alte perché ci avevano definito il Dream Team della scherma e fu la prima vittoria del freddo femminile alle Olimpiadi a squadre. E da lì è stato un successo enorme, nel senso che poi c'è stata una serie di vittorie, tuttora, insomma, le ragazze a squadre di Fioretto sono veramente brave. Se non vado errato, proprio tu sei stata una protagonista determinante di quella gara, no? Perché mi sembra che l'Italia fosse un po' indietro, insomma, hai riportato con il tuo intervento. Sì, diciamo che stavamo perdendo 5-3 e poi sono entrata io in pedana con la Funkenhauser e stavo tra l'altro perdendo, mi ricordo perfettamente questa sensazione che dissi no, qui bisogna stringere i denti, reagire e alla fine ho avuto questa occasione di ribalza e poi da lì abbiamo iniziato a vincere tutti gli assalti e abbiamo vinto la gara. C'era una domanda banale, ma mi viene in mente questa grandissima tua giovinezza, no? Sportiva. Che sensazioni ti sono rimaste dentro quando oggi, dopo molti anni, ci parli della tua medaglia d'oro? Che cosa ha implicato per te questo? Ma il portare avanti una passione che mi ha contraddistinto la mia vita, nel senso io sin da piccina, a 9 anni, ho cominciato a andare sulle pedane di scherma e mi sono appassionata subito che non vedevo l'ora di stare in palestra a fare gli allenamenti, mi piace il confronto, mi piace la crescita, mi piace il fatto di trovare delle difficoltà e riuscire a superarle e questa cosa mi ha dato la possibilità di farlo con la scherma. Le quali probabilmente avevo delle qualità fantastiche, nel senso un'ottima scelta di tempo, un buon senso della misura e quindi la felicità di essere riuscita in un qualcosa che era la mia passione e di essere riuscita bene, di essere riuscita sempre a migliorarmi e sempre ad andare avanti, durando tanto, perché poi è durato 30 anni di Ecco, carriera. parlando sia di scherma ovviamente in generale, mi viene in mente, sono curioso di capire da te quali sono state le tue avversarie più ostiche. Diciamo che ce ne sono state diverse. Una, per esempio, si Ma quelle vede più a dure, Barcellona che no? c'era Anja Fichtel, che era anche più giovane di È quella che me, tu hai battuto, se non vado la errato. Funkenhauser, un'altra. Anja Fichtel, che anche lei era molto, molto forte e che ha avuto occasione di batterla in varie gare di Coppa del Mondo, e è stata, cioè, un'avversaria importante. Poi vabbè, ci sono state la Velichko, quella che si è visto prima nell'incontro. Quello che ho vinto ai mondiali giovani, poi l'ho rincontrata diverse volte a squadra, individualmente, e anche lì durante le gare di Coppa del Mondo è stata un'avversaria importante. La Funkenhauser, quella che si è visto che praticamente addirittura la Funkenhauser, il primo assalto a squadre fu a Los Angeles nell'84, dove io ho partecipato alla prima Olimpiade che avevo 18 anni. E mi ricordo che nell'incontro per il terzo e quarto posto, che poi arrivavamo quarte a squadre, lei mi fece un secco 5-0, nel senso che io persi 5-0 da lei. E questa Non è cosa poco, fu determinante per la sconfitta. Averla rincontrata altre volte, poi in un'occasione come Barcellona, e aver avuto l'occasione di batterla, è stata una buona rivalsa. eh? Ecco, spiegami un po' una cosa. Come mai che dal fioretto si è detto si è passata alla spada poi? Ma c'era una certa prevenzione nei confronti della donna, dell'uso, nel partecipare a gare con la spada? Perché è stata la prima volta che tu l'hai fatto, in che anno era? È stata la prima Olimpiade dove ha partecipato la spada femminile, è stata Atlanta nel 96, Nel prima del 96, prima non 96. c'era la spada femminile, come mai? Perché? Perché sempre la scherma è sempre stato considerato uno sport che si faceva nell'esercito, uno sport di combattimento, uno sport non adatto alle donne perché erano un combattimento con un'arma e quindi si pensava che alle donne procurasse del dolore maggiore rispetto a un uomo. Poi, essendo molto importante la velocità, un po' un senso di abitudine anche, perché
perché poi col tempo si è visto che la donna forse è anche più portata per questo sport, perché è molto musicale, ci vuole il senso del tempo, devi avere molta sensibilità, capire certe cose, quindi non è uno sport così importante per la forza e quindi per le caratteristiche maschili. Però veniva da un retaggio di sport, la spada si usava per il combattimento, si usava nell'ambiente militare, si usava nell'esercito e quindi le donne chiaramente non erano contemplate. Bene, Margherita, noi adesso abbiamo l'intervallo, purtroppo accade sempre in questo programma. Ci rivediamo tra un minuto circa con Margherita Zalaffi. Siamo di nuovo in studio con Margherita Zalaffi, ex campione del mondo, campionessa del mondo di fioretto e campionessa olimpionica di fioretto e di spada. Abbiamo ragionato un po' sul suo percorso sportivo, però mi è venuto in mente anche di farti una domanda un po' indiscreta, ma insomma, dopo tutti questi anni di lavoro, perché lo sport a questi livelli è un durissimo lavoro, eccetera, hai diritto alla pensione? Allora, questo è un punto interessante, cioè lo sportivo è considerato dilettantista, nel senso che non esiste il professionismo nei nostri sport e quindi esistono dei premi per le gare, per i risultati organizzati dalla federazione, però no, c'è una pensione minima che fece all'epoca Pescante, che ebbe questa illuminazione e disse: voi dedicate tanto tempo a questa cosa e quindi il vostro tempo dello sviluppo importante per costruire qualcosa lo dedicate allo sport, vediamo di versare qualcosa in proposito. Il CONI fece questo, il Club Olimpico si chiama, e ora io prendo una piccola pensione, è 550 euro. Mm-hmm. Però in confronto ad altre realtà, tipo, non so, ragazze russe che hanno vinto l'Olimpiadi, la medaglia d'oro, loro hanno una pensione come se fossero tipo dei dipendenti di qualsiasi azienda. Perché ma in la, effetti, la pluridecorata, permettimi Margherita, un po' di soldi li avrei fatti. Allora, io ho messo da parte un po' di soldi per tutti i premi, sono stata anche forse abbastanza attenta a non utilizzarli, perché vinci magari da giovane, quindi ti ritrovi con questo denaro e puoi anche avere voglia di spenderlo così, nel senso non ti rendi molto conto dell'importanza che può avere, te ne accorgi un po' dopo. E con il denaro che sono riuscita a mettermi da parte, alla fine abbiamo comprato lo stabilimento balneare di Reggio, cioè è stata una scelta di vita interessante. Ecco, senti, l'Italia, tornando allo sport, è ai vertici mondiali della scherma, quindi poi c'è una grande scuola, ma com'è nata questa scuola? C'è una scuola o non c'è una scuola? C'è una scuola di formazione in Italia su questo sport? È interessante anche questa cosa, perché realmente inizia ora a crearsi un sistema organizzato per insegnare a delle persone a insegnare, però tutti i campioni che ci sono stati fino adesso sono stati creati da dei personaggi, che hanno iniziato a fare la scherma o perché magari insegnavano la ginnastica e quindi erano incuriositi da questo sport, oppure addirittura c'è un maestro che ora purtroppo non è più in vita, che si chiama Ezio Triccoli, che lui ha cominciato a fare la scherma in un campo di concentramento. Addirittura. Era prigioniero, aveva un suo compagno di prigionia che era un tedesco, mi sembra, e lui gli insegnò la scherma. Quando fu liberato ebbe l'idea di cominciare a insegnarla, e lui è stato il creatore di tutti i fenomeni che ci sono adesso, che sono Valentina Vezzali, Stefano Scerioni, Anna-Rita Sparasciari nel passato, Giovanna Trillini, ha fatto questa scuola Iesi, Club Scherma Iesi, e lui ha cominciato la scherma così, non seguendo una scuola che ha insegnato un metodo, e questo secondo me è un po' una carenza in Italia. Ecco, quello che dici, scuole private, persone illuminate, ma non una scuola professionale pubblica, insomma istituzionalizzata, questo è il punto. Esatto, dove
dei ragazzi che hanno voglia di insegnare gli venga trasmesso un metodo, perché poi alla fine è importante quello. Ma ne avrete un po' parlato, perché in fondo questo sport, che giusto ha portato ai livelli mondiali, quindi di conoscenza, il nostro paese produce anche dei valori economici. Come mai che non è stato recepito, a tuo avviso, l'importanza economica per il sistema Italia di questo sport? Ma penso perché è un po' legato allo sport visto come divertimento, nel senso che fai lo sport, fino a una certa età lo fai con divertimento, in palestra così con gli amici, e poi non c'è questo passaggio, nel senso che continui a farlo divertendoti. La federazione inizia, quando te fai i risultati, a convocarti, e chiaramente investe su di te facendoti fare le gare a spese proprie, ti riconosce determinate cose, però non ti riconosce il tempo che te dedichi a questa cosa, e questo ancora non è un sistema organizzato in tal modo. Ci sono i gruppi sportivi militari che riconoscono questa cosa, che ti aiutano, e quindi non so, tipo io per esempio ero nel gruppo sportivo della polizia e sono stata aiutata dal gruppo sportivo, ho rappresentato la polizia nel gruppo sportivo, loro investono sugli atleti e poi dopo ti danno la possibilità di svolgere il lavoro di poliziotto, nel senso. Ecco, ma uno come te o come la Vecciali devono avere un grandissimo know-how per formare le persone, però questo non accade, come mai? Perché non c'è ancora una struttura organizzata per farlo, nel senso. Quindi avete bisogno di un contenuto, di un sistema istituzionalizzato in qualche modo, dove il tuo know-how possa essere giustamente trasferito in qualche modo, che tu hai una scuola, se non vado errato. Penso che sarebbe importante fare in modo che una persona che abbia tanta esperienza e che abbia acquisito tante competenze possa utilizzare queste competenze per trasmetterle ad altri. Invece questo lo fai un po' di tua iniziativa. Io sono venuta a vivere a Viareggio, esempio, a Viareggio non c'era la scherma, a me piaceva l'idea di trasmettere questa passione ai bambini, e ho espresso un po' questo desiderio e sono stata accolta dal comune di Viareggio, nel senso che all'epoca aveva la possibilità di uno spazio all'interno del palazzetto, che mi disse: guarda, se vuoi noi abbiamo questo spazio, ti aiutiamo per fare lo sport della scherma. E tu hai acquisito uno spazio dal comune al palazzetto, ma il palazzetto adesso mi sembra di capire che è un po' in crisi. Questo era nel 1998, ho acquisito questo spazio, ho creato la palestra di scherma, è stata riconosciuta, nel senso, addirittura mi ricordo a Viareggio durante un carnevale che c'erano rappresentati tutti gli sport che ci sono a Viareggio e c'era anche la scherma, quindi è stata una bella soddisfazione, perché è presente nel territorio. Purtroppo con i tempi che ci sono stati ultimamente, con tutte le crisi economiche che ci sono, il palazzetto ha avuto delle difficoltà e quindi ha chiuso a maggio dello scorso anno. Ma noi non ci siamo abbattuti e ora siamo nell'attesa che riapra, penso, spero a fine ottobre che riapra. Avevamo bisogno di far allenare i ragazzi, perché nello sport ogni giorno è prezioso, non è, è la continuità quella che paga e che dà soddisfazione e che ti dà poi i risultati, e alla fine abbiamo chiuso lo stabilimento balneare, abbiamo montato delle pedane sotto la tenda del bar, togliendo tutti i tavoli, e ora facciamo la palestra di scherma e dei pirati anche, visto che siamo sul mare. È carina sta cosa, quindi adesso noi non diciamo che bagno è, perché altrimenti farei pubblicità al tuo bagno, però sappiamo che a Viareggio in questo momento si è aperta una palestra, diciamo così, di tiro, di scherma, in un bagno davanti al mare. Esatto, infatti portiamo i bambini sulla spiaggia a fare tutti i giochi e loro sono contentissimi, anzi si hanno detto: beh, speriamo che non apra il palazzetto, così almeno noi continuiamo a stare sulla spiaggia. Ecco, senti, un'altra domanda, si parla di bambini, di ragazzi, ecco, rispetto al momento in cui tu diventassi celebre, cioè è cominciato molto presto, a 18 anni, no? Eri già a tirare a livelli mondiali. L'interesse dei giovani oggi a questo sport, come lo registri? C'è o non c'è? È aumentato? È diminuito? Che cosa c'è oggi nella mentalità e nella voglia del giovane rispetto allo schermo?
la spada, il fioretto. Ma devo dire che allora è molto legato all'immagine televisiva, allo sport ormai, nel senso i ragazzi vedono lo sport alla televisione e poi dopo si fanno un po' trascinare da quello che vedono. Quindi noi abbiamo un incremento di iscrizioni dopo le Olimpiadi. Cioè dopo le Olimpiadi, che ora l'anno prossimo sarà il 2016, ci saranno le Olimpiadi di Rio de Janeiro, di solito viene in mente di fare la scherma. E quindi noi cogliamo questa occasione per incrementare il numero di iscritti. Poi chiaramente le vittorie della squadra femminile, tutte le capacità che abbiamo in Italia di far vedere la scherma in quanto vittoriosi aiuta tantissimo. E le donne soprattutto ultimamente sono aumentate molto di più rispetto agli anni Margherita scorsi. Noi ti ringraziamo per essere stata nostra ospite. Di nuovo ringraziamo appunto Margherita Zalaffi, campione del mondo e olimpionica di fioretto e di spada, e per quanto ci riguarda ci rivedremo il prossimo sabato alla stessa ora. Grazie e arrivederci a tutti.